Gli impianti sportivi della città saranno forniti di impianti per la produzione autonoma di energia elettrica in modo da risparmiare sulla bolletta energetica che al comune costa ogni anno oltre 50.000 euro. Ad annunciarlo l'assessore allo sport Attilio D'Andrea ieri mattina assieme al sindaco Gianfranco Di Piero e l'assessore all'ambiente Katia Dinisio nel corso della presentazione del convegno sulle comunità energetiche che si svolgerà domani 24 marzo alle 18 nel cinema Pacifico di Sulmona. Un progetto, quello di dotare le strutture sportive di impianti fotovoltaici che l'assessore D'Andrea ha messo tra i primi obiettivi da raggiungere subito dopo il suo insediamento nell'esecutivo. Un progetto importante, quello delle comunità energetiche, che non è altro che un nuovo modello di gestione efficiente delle risorse naturali per Sulmona e la Valle Peligna, realizzabile da subito e da tutti. Parteciperanno al convegno gli assessori Attilio D'Andrea e Katia Dinisio, la senatrice Gabriella Di Girolamo, il deputato e sottosegretario per la transizione ecologica Ilaria Fontana e il presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, Gianni Girotto. Ci saranno inoltre l'ingegnere Sergio Oliviero, l'avvocato esperto di diritto dell'energia Emilio Sani, e intatto nelle piazze e nei quartieri della città si comincia a far sentire il caro bollette. Ci stiamo occupando di caro bollette. Avete già avvertito, toccato con mano l'effetto? Abbiamo già avvertito, ora vengo a fare apposta. Stamattina arriva la bolletta che prima era di una cifra molto alta, bimestrale. Invece adesso è la stessa cifra però mensile, quindi si sente forte. Dobbiamo adeguarci aumentando i prezzi tutti quanti. Bisogna anche che dall'altra parte non ci sia la classica lamentela dell'aumento del prezzo, perché facciamo fatica ad arrivare a fine mese, prima il Covid e adesso il caro bollette. Gli effetti sono duplici per quello che riguarda il commercio, quella diretta che ti viene dalle tue tasche e quella indiretta perché si sono alleggerite le tasche dei possibili clienti, quindi insomma, è un effetto doppio. Speriamo però che insomma, questi provvedimenti che il governo ha intenzione di emanare siano almeno calmieranti della situazione. Insomma. Vedo che ci sono molte aziende di distributrici di energia, sia da parte del gas che della corrente elettrica, si stanno attrezzando per venire incontro. Dobbiamo aspettare gli eventi.